Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video acquisti. Voglio farvi vedere alcune cose che ho comprato questa mattina e proprio questa mattina mi sono arrivati anche tre articoli, tre capi d'abbigliamento, diciamo, in regalo da parte della zia del mio compagno. Quindi non sono cose che ho comprato, ma ve le faccio vedere in questo video perché combinazione mi sono arrivate questa mattina. Sono comunque cose nuove, quindi ve le mostro. Però partirei con le cose che ho comprato io. La prima cosa che voglio farvi vedere è questa borsetta. L'ho presa così, un pochino più piccola, perché volevo che fosse un pochino elegante, senza essere eccessivamente elegante, perché poi quelle troppo eleganti, tolte le cerimonie, effettivamente io non le utilizzo. Invece questa è un giusto compromesso, può essere adatta sia per una situazione elegante, ma anche così per uscire semplicemente magari una sera. E quindi insomma mi piaceva. Poi è chiara, quindi comunque un colore abbastanza estivo, tutto sommato. Non so se riuscite a vederlo bene con la luce, però è un beige molto chiaro, quindi secondo me può stare bene anche in estate, ma un po' in tutte le stagioni alla fine. Comunque mi piaceva molto. Da abbinare a questa borsa che avete appena visto, ho preso un paio di scarpe, sempre abbastanza eleganti, ma sono scarpe ballerine, quindi sono scarpe basse. Sono di vernice, sono queste, hanno la punta così. A me piacciono molto le scarpe con la punta, sono proprio basse. Le volevo comode, ma anche un pochino eleganti e sono di vernice. Non so se riuscite a vederle bene. Sono molto chiare, un po' come la borsa. Come colorazione sulla scatola c'è scritto albicocca. In effetti è un beige rosato che può tutto sommato essere definito albicocca. Comunque sono queste e hanno tutte queste borchiette laterali. Mi piacevano molto queste scarpe, le ho trovate il giusto compromesso per quelle situazioni magari un pochino più eleganti, ma tutto sommato in cui bisogna essere anche comodi perché magari bisogna camminare, non so. Quindi mi sembrava, comunque mi sembravano carine. Poi ho preso una cosa utilissima per questa stagione che è un ventaglio, un semplicissimo ventaglio. Era in offerta, l'ho pagato meno di 1 euro e mi piaceva perché c'è questo motivo orientale fatto un po' così. E ho pensato che tutto sommato è una cosa utilissima, era in super offerta e me lo sono comprato. Poi ho preso un accessorio per capelli che è questo cerchietto che ha questi brillantini sia sul dorato con gli strass argentati e blu. Vi faccio vedere magari subito come mi sta, me lo metto così lo vedete immediatamente. Eccolo qua, è questo. Non so se riuscite a vederlo da questa distanza, provo ad avvicinarmi. Comunque questo è il cerchietto e mi piaceva tantissimo perché mi sembrava comunque una cosa elegante da mettere magari una sera, insomma, per qualche occasione. Poi scendiamo un po' di livello, nel senso che andiamo su cose più semplici e sportive. Ho preso questa maglietta qua fucsia con lo scollo a V con i bottoncini, mi piaceva molto come modello. E l'ho presa perché mi serviva proprio una maglia fucsia da andare ad abbinare a una gonna che ha delle colorazioni un po' particolari e penso che ci stia bene un fucsia. Quindi mi serviva una maglia così. Poi ho preso due smalti. Questo è della marca Piazza Navona, credo sia comunque una sottomarca, non so, io non l'avevo mai sentita. E lo smalto è color avorio. Spero riusciate a vederlo perché c'è un riflesso terribile con queste luci. Comunque è proprio un color avorio che per questa estate può essere comunque carino. Poi ho preso uno smalto glitterato dorato, che nonostante il colore dorato mi faccia venire in mente il Natale, tutto sommato, se ci pensiamo, può andare bene anche in estate perché richiama i colori della sabbia e del sole. Quindi l'ho preso anche dorato. Poi ho preso due cose utilissime e semplicissime che sono i salvacalze, quelle calze diciamo molto basse da mettere con le scarpe magari sportive. Io le uso soprattutto con le scarpe sportive. Ho preso questo e anche questo modello che è un po' diverso perché è nero con questi pois bianchi piccolini, quindi insomma volevo anche una cosa un po' diversa. Poi ho preso un completino intimo semplicissimo, questo reggiseno nero con il bordino bianco e gli slip uguali, sempre neri col bordino bianco, quindi una cosa molto semplice. Poi, come vi dicevo, mi sono arrivati tre regali da parte della zia del mio compagno, due magliette e
e un paio di jeans. Questa è la prima, è una maglia blu che ha lo scollo leggermente diagonale alle mezze maniche e ha queste scritte con gli strass sempre sul blu. È una semplice maglia, così una t-shirt, però un po' più elegante perché appunto ha questi strass. Poi questa, che sarà utilizzabile soprattutto alla fine dell'estate perché ha le maniche lunghe, però è molto leggera, è una maglia nera, abbastanza semplice anche questa con le maniche lunghe, ma mi piaceva molto perché sulla spalla ha questo fiocchetto qui e poi lascia una parte di spalla aperta, quindi diciamo che ha questa cosa un po' particolare, vedete, rimane in questo modo poi sulla spalla, così con questo nodino che fa un po' da fiocchetto. E poi un paio di jeans, anche questi molto carini, che hanno gli strass qui, spero li vediate bene, e sono un po' strappati qui, vedete, sul ginocchio, e anche questi sono veramente molto carini. Bene, questi sono i miei acquisti barra regali di oggi, volevo condividerli con voi, non è tantissima roba, però comunque un po' di cose ci sono. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere nei commenti quale di queste cose vi è piaciuta di più e come al solito vi invito a mettere un like se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.